GF VIP 7, Nicole Murgia a proposito di Edoardo Donnamaria, gli mandato un messaggio la sera in cui è stato squalificato e... Nicole Murgia, ex concorrente del Grande Fratello VIP 7, è stata ospite della 79esima puntata di Casa People. L'attrice romana, una dei protagonisti del cosiddetto Van Gate all'interno della casa di Cinecittà, ha chiarito che Edoardo Donnamaria non ha mai provato a baciarla. Nicole ha fatto riferimento ai video che circolano sul web e che mostrano una sua presunta confessione a Milena Miconi, alla quale avrebbe detto che il volto di Forum aveva provato a baciarla. Restando in tema Van Gate, Nicole ha anche aggiunto che con il fidanzato di Antonella Fiordelisi non c'è mai stato un avvicinamento. Sulla mancata risposta di Donnamaria ad un messaggio che lei gli aveva mandato dopo la sua squalifica, Nicole si è detta piuttosto dispiaciuta ed ha spiegato. In merito alla squalifica di Edoardo, invece, Nicole ha anche detto la sua sulle accuse mosse a Daniele Dal Moro dagli utenti del web, che si aspettavano anche la sua squalifica dopo la discussione con Oriana Marzoli. L'attrice ha quindi sottolineato quanto siano state dannose le notizie false riportate sul suo conto nel corso degli ultimi mesi. Infine, Nicole ha fatto i nomi dei concorrenti migliori di questa settima edizione. Sono combattuta tra Oriana e Tavassi, ha ammesso, aggiungendo, anche Luca Onestini. Sempre coerente e sulla sua linea. Sul peggior concorrente, invece, nessun dubbio, Nikita. Lei è una che spacca il pubblico a metà, io ho provato all'inizio, un approccio c'era stato. Poi ho avuto le conferme del mio pensiero. Lei è una grande giocatrice.